Buongiorno. Allora, la febbre sta andando via, non c'è quasi più, il raffreddore è un po' rimasto, però oggi ho pensato di fare una bella minestra di fagioli borlotti che ho messo a bagno, a mollo, ieri notte e oggi ho aggiunto, dopo averli sciacquati bene, ho aggiunto l'acqua, ho aggiunto anche le carote, la cipolla e delle coste di sedano. E non vedo l'ora che siano pronte perché io adoro i fagioli. Ma ho fatto anche i ceci, anche questi li ho messi a mollo ieri sera e oggi ho aggiunto gli stessi identici ingredienti. Ho aggiunto anche le patate perché con questo ci voglio fare sia la vellutata che delle buone polpettine di ceci. Dopo vi darò anche la ricettina. Sono passate 3 belle ore. Ma ovviamente sempre a fiamma bassa, però come potete ben vedere i fagioli non sono ancora cotti cotti. Al contrario invece di quello che potevo pensare, i ceci di cottura sono più avanti, sempre a fuoco basso, e mi sono resa conto che i ceci che pensavo volessero un po' di più, dici, ma cosa importante. Solo dopo le 3 ore bisogna aggiungere il sale, quasi a fine cottura. E idem, la stessa cosa farò con i ceci. Consiglio delle nonne, e i consigli vecchi non sbagliano mai. Un pizzico di bicarbonato per far sì che aumenti la velocità della cottura. Ed eccoli qua dopo 3 ore e mezzo di cottura, insomma. Ed è vero quel consiglio che ti hanno dato i nonni, che mettere o aggiungere un pizzico di bicarbonato accelera la cottura e rende più morbidi i legumi. Per farvi vedere, ecco, la cottura perfetta, poi come è venuto cremosa, ecco. Cosa per i ceci morbidissimi all'interno, sono cotti, fumo ovviamente perché sono caldi, sto cercando di mettere a fuoco, ma ovviamente oggi vi faccio vedere soltanto il piatto concluso dei fagioli. Ovviamente non vi nascondo che la quantità è abbastanza per farne domani un bel piatto di pasta, ecco, classica pasta col macco di fagioli, perfetto. La ricettina dei ceci, per quanto riguarda le polpettine, se mai la farò, vediamo, domani ve la darò, ormai ve l'ho promesso, quindi la devo fare, e ho anche la vellutata, quindi quella ve la darò domani, ecco. Volevo farvi vedere solo, guardate, per vedere la cremosità di questi fagioli. Io li adoro, Io ho una venerazione per i legumi, in modo particolare per i borlotti. Ovviamente il tocco magico, quello buono, l'olio buono, un pizzico di pepe, la riassaggio di sale. Mamma mia, che bontà!